Siete buona a dimenticare così presto. Errori di giudizio.
io non ti negherò mai nulla di ciò che mi chiederai. Oh, madre, cosa potrò mai chiedervi dandomi mai a tutti che avete già dato tutto? Dico solo che vi sono riconoscente per avermi accorto l'uomo che ama il mio bene e la mia vita. Chi ha parlato di concedertelo? Ma voi? Io! Si capisce? Come? Sei tu che hai rinunciato? Io rinunciare? Sì! Neanche per sogno! Insisti a volerlo? Più che mai! Ah sì, canaglia, ricomincia! E non mi sposterò! Rinuncia a Marianna! Al contrario, ti tengo più di qui! Ah, ancora non sai di cosa sono capace! Ah, vi concedo piena libertà di azione! Sparisci! Da oggi ti proibisco di comparirmi davanti! Obbedisco, garantito! Va! Ti rinnego come figlia! Sono orfana da sempre! Io ti maledico! Regalo sublime! Che liberazione! Fortuna che io mi tengo stretta la mia cassetta, con dentro il mio tesoro, ecco, la mia unica gioia. A un certo punto decido di addormentarmi e la figlia, per vendetta, con l'aiuto di una serva, mi sfila la cassetta. Su, avanti, iniziamo! Io farò finta di dormire qui. Sogno, gente, da tremare. Stavo dormendo e mi svegliavo. Ehi, tu! Sì, proprio tu! Sei dello là, vero? Com'è che in 20 anni non avete mai fatto un'opera di Molière? Eh? Cos'è questa faccenda? E sentiamo che vi ha fatto di male Molière. Bene, adesso sai cosa succede? Sta a sentire questa. Chiama tutti quelli del tuo gruppo teatrale, butta giù dal letto presidi e insegnanti, digli che c'è Molière in persona. Sì, hai presente lo scrittore francese? C'è Molière che viene a vedervi stasera a teatro e non ci sono scuse. Vuole che gli facciate trovare una commedia. Anzi, visto la lunga attesa di questi anni, vuole che gliene facciate trovare 6, le sue migliori, le più famose, tutte in un colpo solo. E se non gliele fate trovare, beh, vi concia per le feste. A quel punto mi guardo intorno e sono già tutti lì, ragazzi, insegnanti. Li faccio gente, c'è una sfida assurda. Ma se la perdiamo è finita. C'è Molière che viene a vederci stasera a teatro. E loro, sai che fanno? Ci credono. Perché la gente di teatro, in fondo, se gli togli le sfide, che gli resta? Ora però, mi piacerebbe giusto una piccola cosetta. Così, tanto per provare, eh? Voi fate silenzio. Signor Molière, lo so che è tutto finto e che lei è morto da un pezzo, ma voglio dire, ha visto, no? Io la sfida che mi ha dato l'ho presa seria. Abbiamo fatto 6 commedie in una sera sola, certo con qualche piccola licenza, però, visto. Ora però,